Sono 12 i licei di Napoli e provincia che partecipano alla seconda edizione del campionato scolastico Licei in Vasca. La manifestazione promossa dalla Federnuoto Campana coinvolge i ragazzi degli istituti superiori e quest'anno raddoppia il numero delle scuole partecipanti che si sfideranno dal prossimo 20 novembre presso la piscina Scandone di Fuorigrotta. Una grande sorpresa avere questa presenza inaspettata. L'anno scorso avevamo cominciato come un campionato, diciamo, sperimentale, con soli 6 licei. Quest'anno tante richieste, ne siamo addirittura arrivati a 12. Lo sport deve essere palestra di vita e quindi basta con questa violenza. I giovani devono capire che la vita è un sacrificio, non ci si arriva al successo con le pistole, con i coltelli, con la violenza. Alla conferenza di presentazione che si è tenuta in sala giunta con l'assessore allo sport Emanuela Ferrante è stata sottolineata l'importanza del progetto che nasce per avvicinare i più giovani ai valori sani dello sport. Sicuramente questo è il messaggio che vogliamo dare a quei ragazzi ai quali piace lo sport e che vogliono stare insieme, divertirsi e fare cose belle. A Napoli ci sono, bisogna soltanto farli conoscere, bisogna che loro contagino anche tutti quanti gli altri, quindi credo che dobbiamo andare avanti in questa direzione con iniziative che coinvolgano i nostri ragazzi. Quanto più riusciamo a coinvolgere i giovani in attività come questa, nel gioco, nel divertimento, soprattutto da piccoli fino a questa età, più gli diamo indicazioni educative per capire che ci sono cose belle nella vita che debbono far escludere totalmente le cose meno belle.